Ecco cosa faremo con la lezione di oggi. Abbiamo preso un'immagine, l'abbiamo trasformata in vettori e l'abbiamo incisa. Eccola qui. Ciao a tutti, eccoci qua, bentornati. Allora, oggi vi farò vedere come modificare, trasformare un'immagine in un vettore o un insieme di vettori. Allora, ho già impostato il nostro pezzo di legno da lavorare con una larghezza di 230 mm per 170 e un'altezza di 20. Come si fa? Allora, abbiamo che possiamo farlo dal menu a tendina qui in alto, importando un bit map, oppure da questa cartella importa bitmap. Bene, allora faremo questa scritta. Eccola qua, però è un po' piccola, quindi essendo che voglio farla un po' più grande, andiamo a modificarla un pochino. Allora la stiriamo prendendola dagli angolini più o meno così ci sta. Premendo F9 si centra automaticamente sul nostro pezzo da lavorare. Potremmo aumentarlo un altro pochino, ma così ci va più che bene. Adesso clicchiamo nel foglio bianco. Riclicchiamo l'immagine, andiamo su questo uccellino, traccia bitmap. Ecco, si apre questo piccolo menu. Noi, ve lo faccio vedere facendo anteprima. Vedete che nel contorno dell'immagine ha creato un vettore. Ok, poi abbiamo qua, diciamo, un paio di menu che io lo lascio sempre serrato. Se lo lasciamo al 100% significa che gli angoli, adesso ve lo faccio vedere, vedete 100% anteprima, mentre mettendolo lasco, quindi al 0%, anteprima arrotonda un po' gli angolini. Dopo possiamo modificarli perché giustamente ve lo faccio vedere velocemente, ma abbiamo tutti gli angoli che non sono proprio morbidi. E poi qua abbiamo la dissolvenza dell'immagine che a noi non ci cambia niente e il filtro rumore, un pixel 10, io lascio sempre o 1 o 2 che non cambia. Applichiamo e chiudiamo. Ora cliccando nell'immagine possiamo pure cancellarla o se vogliamo mantenerla potremmo copiarla in un nuovo layer. Io la cancello. Questo è il nostro vettore. Ok, vedete, selezionandolo lo si vede bene. Tornando al punto di prima, vedete che ci sono degli angoli un po' vivi. Noi potremmo smussarli. Qual è il comando? Vediamo, estendi, no, offset, no, unisci, chiudi. Una curva uniforme, adesso non me lo ricordo, raccorda questo qui, dai, eccolo qui. Ha un raggio di 0,2, essendo che l'immagine è piccolina, facciamo un test. Vedete che appena mi avvicino all'angolino viene un piccolo flag, significa che quell'angolo lì è modificabile per il raggio che abbiamo selezionato. Adesso l'ho cliccato, clicchiamo anche questo. Avete visto che l'abbiamo un po' arrotondato anche qui, clicchiamo. E faremo così su tutto, se vogliamo fare un bel lavoro, su tutto il nostro file, il nostro vettore. Vedete anche qui lo arrotondiamo un pochino. Sempre dove viene il piccolo flag è possibile farlo. Qui l'abbiamo già fatto, qua ci importa poco. Nella V qui lo faremo. Ok. Anche qui, avete visto? Ok, glielo facciamo in questo angolino che è un pochino brutto. Questo ok, questa puntina qua la togliamo, eccola lì, lo togli in automatico, qui andiamo ad ammorbidirlo, anche se potremmo aumentare il raggio per fare dei lavori molto dettagliati, ma a noi va bene così, essendo che è un test. Chiudiamo pure. Bene. Adesso cosa faremo?
La cosa più facile, selezioniamo il vettore, andremo a creare un percorso di incisione. Allora, profondità iniziale sempre 0, la finale non glielo diciamo perché lo calcola in automatico e andiamo a selezionare la nostra fresa a V. In questo caso, che ce l'ho già in macchina, utilizzerò questa da 12,7 mm di diametro della fresa a 90 gradi con il codolo da 6. Selezioniamo, abbiamo una profondità di passata di 2, possiamo anche aumentarla, anche l'avanzamento e l'affondo sono molto blandi, ma come dicevo a me non importa impiegare un minuto in meno, quindi va più che bene così. Ok, non abbiamo in questo caso qua da usare utensili di svuotatura, altrimenti se fosse una cosa molto più grande, giustamente con una fresa candela andremo a togliere la maggior parte di materiale per poi finirlo con quella a V. Facciamo calcola. 1, 2, 3, facciamo un'anteprima del percorso e questo è quello che faremo. Carina? Sì, no? Abbastanza? Eccola qui. Ok. Allora andiamo subito, esportiamo il file e andiamo subito in macchina a fare questo piccolo lavoretto. Ok? Chiudi. Esportiamo il file, salva il percorso nel desktop, ok, lasciamo, mettiamo cuore lo stesso, cuore trattino love, salva, salvato. Benissimo, e adesso andiamo in macchina, vi aspetto. Eccoci qua, ciao papà di Billy. Ok, come al solito. Vi evito, ho già caricato il file, azzerato la macchina. Andiamo qui, salutiamo il nostro amico Billy. Ciao Billy! Ciao! Eccolo, lì ho già centrato il pezzo che vi dicevo. Ok, allora adesso diamo start. Eccolo qua.
Ciao a tutti e grazie per la visione!